Che razza di domanda. Certo che dovete preparare anche per me. Con ogni probabilità sarò presente alla festa di mio nipote. E comunque, che io scenda o non scenda, è un fatto che non vi riguarda. Voi dovete apparecchiare sempre come se ci fossi. Sono tuttora la padrona di casa, non essendo ancora morta. Mi raccomando, a Giampiero non dire nemmeno una parola. Ma faremo tutti una figura ridicola se lei non si presenta. Non hai sempre detto di voler impedire il matrimonio tra Giampiero e Anna Maria? Lo sai meglio di chiunque altro. E allora, se lui venisse a sapere adesso che Anna Maria non intende farsi vedere alla festa, andrebbe subito a cercarla, si parlerebbero e c'è il rischio che vada tutto all'aria. Dammi retta, mamma, ti assicuro, è meglio lasciare le cose così come stanno. E se faremo una figura ridicola, non morirà nessuno. Ti dico di più. Io credo che mi divertirò un mondo quando vedrò la faccia di Giampiero. Vuoi andartene sul serio? Sì, ho deciso. Accidenti, ma perché? E dove pensi di andare, Ruby? Andrò a casa di Giampiero. Mi ha offerto un lavoro, no? Ho deciso di accettarlo. Che cosa sta facendo quella maledetta imbecille? Sta prendendo tutte le sue cose. Meno male. Finalmente mi libererò di quella brutta fannullona. Sì, che bello, vero, nonna? Ma hai pensato come vivremo tu e io quando Ruby se ne sarà andata? Perché che io sappia, è lei quella che finora ha mantenuto tutti quanti. Oh, non guardarmi così, nonna. Tanto a lavorare non ci andrò mai. E quando glielo dirai che hai deciso di accettare il lavoro che ti ho offerto? Adesso è ovvio. Andrò dritta filata a casa sua. Lo so, avrei dovuto aspettare che prima si sposasse, però gli chiederò se posso cominciare subito. Senti, Enrico. Vorrei che la tenessi tu mentre sono via. Nascondila dove preferisci, l'importante è che Caterina non la trovi, altrimenti la brucerebbe. Ok? Sì, sì, certo. Ma allora te ne vai, Ruby. Adesso sono costretta a farlo. Ma non ti devi preoccupare, tornerò e staremo di nuovo tutti e tre insieme. Mi stai facendo una promessa? Certo. Vieni, sediamoci qua. Sai, io adesso guadagnerò un sacco di soldi, credo, e li metterò da parte. E quando ne avrò sufficienza affitterò una stanza dove andremo a vivere tutti e tre. Così potrete lasciare per sempre quell'odiosa di Caterina. Hai capito? Siamo d'accordo? Davvero lo farai? Sì. Ragazzi, adesso dobbiamo salutarci. Prima vado a parlare con lui, poi tornerò a prendere le mie cose. Va bene? Non ti preoccupare. Ciao. Mi raccomando, la fotografia. Ci vediamo. Buona fortuna, Ruby. Aspetta, dove stai andando? Non sono affari tuoi. Aspetta. Aspetta un momento, cara. Riconosco di aver un pochino esagerato, forse, no? Non credi anche tu che potremmo parlarne, magari in modo da chiarire il malinteso? Non sei d'accordo? Mi spiace, ma non abbiamo niente di cui parlare. Maledetta ingrata! Figlia di buona donna, tornerai da me strisciando!